Su questi ragazzi dal punto di vista economico, dal punto di vista del tempo, ma rifare tutto in maniera diversa, ma rifare tutto. Complimenti allo CR20.14 e all'anno prossimo. Due parole, signor amico Lucci, non puoi esimerti da parole. Grazie a tutti quanti e ci vediamo un altro anno. Ok, tu da bordo campo spesso ti abbiamo visto a fare il guardalinghi, quindi da quella posizione magari la tensione, anche tu sei quasi un uomo di campo, quindi in tante partite hai vissuto proprio l'adrenalina da vicino. Certamente, è così. Esperienza, questa prima esperienza così, speriamo che anche l'altro anno sia ancora meglio. Siamo con Luca Collevecchio, il capitano osannato da tutti i ragazzi che hanno fatto anche fare il brindisi, insomma. Se c'era qualcosa da inaugurare qua lo facevano fare a te, il taglio del nastro. No, grande emozione Luca. È andata benissimo, fortunatamente, anzi meritatamente siamo i campioni di questo oggi campionato. L'emozione è bellissima, veramente, oltre che meritata come dicevo prima. Siamo contenti, veramente contenti di questo risultato. Sì, una domanda sulla stagione, è stata bellissima, dal primo all'ultimo turno davanti. Cosa dovete continuare a fare? Perché quest'anno è stato il segreto dello Scherno. Il segreto dello Scherno è stato veramente il gruppo. Il gruppo è stato veramente unito dalla prima giornata di preparazione fino a oggi. Siamo veramente tanti ragazzi con la voglia di vincere. Bisognerebbe, secondo me, bisognerebbe continuare con salvaguardando il gruppo stesso e ampliandolo con qualche innesto di valore, giusto per quel salto di categoria che ci siamo meritati. Sì, senti, prima di farti andare a continuare i festeggiamenti, volevo chiedere, in queste occasioni si chiede sempre una dedica speciale, insomma, è stato un anno anche di sacrifici, di sudori, quindi il pensiero in questo momento di gioia a chi va? Allora, noi questa vittoria è dedicata proprio a tutta Scherne perché meritava una gioia sportiva da tanto tempo. Io personalmente però vorrei dedicarla a mio figlio Mattia, nato da poco più di 2 mesi. Auguroni, auguroni. Grazie. La mia vita, lui e mia moglie. Un giorno gli faremo vedere questa cassetta col papà che vince il campionato del suo paese. Sì, speriamo che... proverà a giocare a calcio, ma non fa niente, l'importante è crescere sano e bravo. Grazie Luca, grazie. Vigo Lucciare! Presenza del mio amico Lucci. Fido Scudiero. Una tristissima notizia, è stata la sua ultima partita di dirigente. La faccio sofferenza. Escludo che possa essere, che possa intraprendere una carriera di allenatore, quindi credo che il suo rapporto con il calcio giocato e parlato sia finito, ci dispiace tanto. Però il fatto che sia finito il calcio parlato non ci dispiace perché è incomprensibile. Comunque Angelo, vabbè, il punto esclamativo, questo è stato il titolo della nostra settimana. Sapevamo insomma che un campionato dominato dall'inizio alla fine, seppur con qualche pausa preoccupante, diciamo che ci siamo sempre rimessi in carreggiata, abbiamo veramente dice che vado di diaframma, l'abbiamo strameritato insomma, dal portiere più forte al capitano non giocatore, punto di riferimento dalla panchina in maniera clamorosa, credo che non abbia precedenti, a contenderci il capocannoniere tra i nostri due, tra un attaccante e un centrocampista, perché tu vuole essere definito tale,
De Santis e Petrarca che hanno scritto poesia, specie nell'ultima fase del campionato. E senza questa triste notizia sarebbe tutto bello, però, è triste, ma quella... però anche i cieli sereni hanno i loro fulmini, no? Ce lo teniamo stretto, continuiamo a brindare e tra 2-3 giorni di Micolucci non si ricorderà più nessuno. Dai! La dedica di Roberto Pavone. La dedica, ma penso che la dedica della squadra, perché questa squadra ha un grandissimo dirigente di cui si parla poco, che è Luigi Ciferni. Luigi Ciferni che in panchina è un vulcano e solo lui riesce a trasmettere quello che veramente ci ha trasmesso adesso alla fine. Guarda caso la grossa pausa è andata a coincidere con un suo veramente periodo buio, un dramma familiare. Noi abbiamo assorbito quella negatività in maniera tangibile, poi metabolizzata insieme a lui. Quindi tra un po' spero che tu possa fare un'inquadratura alla torta. Credo che questo campionato sia il campionato dei giocatori, della dirigenza e in particolare di Luigi Ciferni e di suo papà Leone. Quindi un brindisi anche a Luigi. Salute! Grazie.